Io, Roberta Silo, in rappresentanza del sindaco di Monteporzio Catone, consegno ufficialmente a te, Lolli Lo, simbolo del carnevale monteporziano, le chiavi della nostra città. Signor sindaco, la ringrazio per l'onore che mi viene riservato con la consegna delle chiavi di Monteporzio Catone. Pertanto io, Lolli Lo, mi impegno in questi giorni a diffondere allegria e buon umore a tutti coloro che vorranno prendere parte ai festeggiamenti. Sono quindi particolarmente lieto di inaugurare questa edizione invernale del Carnevale e mi unisco a lei nell'augurare a tutti buon divertimento. Viva il Carnevale, viva Monteporzio e Lolli 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 Lo! Dopo la consegna delle chiavi da parte delle istituzioni al personaggio tipico del Carnevale di Monteporzio Catone, da Corso Trieste parte la sfilata e quindi parte il Carnevale Monteporziano. Da qui parte il Carnevale da impazzire. Si è concluso con una grande affluenza di pubblico il primo dei due weekend del Carnevale Monteporziano. Un carnevale da impazzire, nel vero senso del termine, quello che è andato in scena nelle strade del piccolo centro laziale, organizzato in maniera eccellente dall'Associazione Carnevale Monteporziano Enzo Torreggiani. I festeggiamenti sono cominciati nella giornata di sabato 18 febbraio, con i bimbi in festa, con musica, giochi, balli e animazione per i più piccoli. Domenica 19 la manifestazione si è arricchita di nuovi entusiasmanti appuntamenti con la cerimonia di apertura del carnevale, con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco a Lolli Lo. Per noi è un momento davvero importante, ogni anno attendiamo questo momento con tanta gioia, perché effettivamente, come potete vedere, è un evento che porta a Monteporzio veramente tanti giovani, tanti bambini, poi diventa tutto colorato, tutto più divertente. Ci sono i volontari dell'Associazione Enzo Torreggiani che lavorano ininterrottamente praticamente tutti i giorni dell'anno per far sì che questo evento veramente riesca nel migliore dei modi, e questi carri e queste maschere che ci presentano, io penso che parlano da sole. Però per me è veramente un onore poter aver aperto questa manifestazione, aver consegnato le chiavi a Lolli Lo, che appunto oggi è diventato il padrone di casa di Monteporzio Catone. E lei come mai non si è vestita in maschera? La prossima volta sicuramente lo farò, oggi era più un ruolo istituzionale, diciamo. Alle ore 15 ha avuto inizio la sfilata con i carri allegorici, opere d'arte artigianali realizzate a mano nei mesi che precedono la manifestazione, e poi gruppi mascherati e bande musicali e ritmiche che in occasione del Carnevale Monteporziano le creazioni artistiche hanno dato sfogo alla fantasia in forme e colori meravigliosi, tipici di questa giornata, ed egregiamente rappresentati da alcuni gruppi mascherati. Per più di una settimana, per tutto il carnevale, Monteporzio sarà piena d'allegria e di buon umore. Questo è l'augurio più bello che per tutti i monteporziani e per tutti chi partecipa al carnevale monteporziano. Dunque un sorriso da donare a tutta la popolazione, questo sì. E questo è il vero ingrediente del carnevale da impazzire? Solo il buon umore, la voglia di ridere, la voglia di giocare. Questo è il Carnevale Monteporziano. Avete visto che io mi permetto solo di fare, io sono una parte, ma chi fa questo carnevale lavora tutte le sere, da mesi, al freddo e in condizioni non facili. Dunque, se oggi possiamo festeggiare e fare il buon umore è per grazie a questi ragazzi che fanno il Carnevale Monteporziano. Questo è il vero simbolo di Monteporzio. Questi ragazzi ci mettono tanta passione per dare tanto sorriso, il sorriso. Il Carnevale Monteporziano ha un re e una regina. Che significa per voi? Beh, guarda, io sono cresciuto a Monteporzio, quindi quest'anno è il primo anno e è un'emozione particolare. E lei
è di Montecompari, quindi per Monteporzio questo c'ha un significato un po' particolare, perché Monteporzio e Montecompari è stata sempre un po' di è l'unione, di è la fine della guerra, è la fine, l'unione Montecompari-Monteporzio, la fine. La giornata si è conclusa con la sfilata in musica e balli, che allietano coloro che hanno preso parte a questa giornata. Infatti il Carnevale Monteporziano è un luogo unico per tornare alle proprie radici e per uscire dal proprio personaggio, indossando per un giorno i panni di qualcun altro che ha solo voglia di celebrare e divertirsi, ballare, cantare, sorridere e giocare, dimenticando per un attimo la vita reale. Che cosa significa per lei il Carnevale Monteporziano? È una tradizione e mi piace partecipare nonostante l'età. Sono tutti gli anni che lei partecipa alla sfilata? Sempre, da piccolina e continuo a farlo. E spero che i ragazzi continuino, però c'è una buona scuola, perciò penso che continuerà questa cosa. Che dire, basta guardare dietro, la risposta sta là dietro. Con gli oltre 150 personaggi di Super Mario, bande, carri, coriandoli, è fantastico. Una manifestazione molto gradita soprattutto dalla popolazione di Monteporzio, che poi non solo invernale lo fanno, ma anche estivo, insistono, Lei è vestito qui con insomma i suoi amici, rallegra con la sua musica, non è immagino il primo anno che partecipa? No, sono 3 anni che partecipo a questo evento. È la cosa più bella che ci può essere, insomma, suonare per una manifestazione così grande, è questo. Vediamo che tante piccolissime hanno preso parte alla, insomma, alla sfilata, quindi significa che voi insomma ci tenete tantissimo. Sì, tantissimo, è una cosa che ci fa parte proprio dentro al Monteporziano vero. Anche Cesare al Carnevale Monteporziano. Buonasera a tutti, Cesare è de Roma! In tanti sono scesi per le strade ad ammirare opere e goliardie, una platea di bambini, adolescenti e adulti che hanno assistito con piacere a questa giornata di festa. Una festa storica già vissuta dai loro avi, che quest'anno decide di sorridere più che mai, con la sua invasione colorata. Grandissimo entusiasmo, grandissimo successo per questa 27esima edizione del Carnevale Monteporziano. Sì, siamo contenti perché direi che è iniziata super bene, il tempo, una splendida giornata, partecipazione tanta e siamo soddisfatti. Dopo tanto lavoro, 6 mesi per realizzare i carri, siamo contenti così. Qual è il vostro segreto di un carnevale così, così festoso e così ricco di carri, di gente? Il nostro segreto è un gruppo d'amici che stanno insieme bene, si divertono e fanno tutto per passione. Tutto questo successo cosa significa per la vostra associazione? Beh, è un motivo d'orgoglio e di vanto. Sono 2 anni che veniamo premiati come miglior carnevale dei Castelli Romani e ci fa enormemente piacere. Questo significa che anno dopo anno dovete arricchirvi, è una sfida per essere sempre i numeri uno, non solo dei Castelli Romani, ma perché no, anche di tutto, diciamo, il centro Italia. Noi cerchiamo sì di fare sempre il meglio e ogni anno di fare uno step in avanti e cerchiamo di migliorarci sempre, continuamente. E anche per la vostra, insomma, i vostri sbandati, che siete di nome di fatto sbandati. Non avevamo niente da fare, però allora abbiamo detto creiamo anche un gruppo di batteria di samba e eccoci qua che suoniamo anche. Il Carnevale Monteporziano torna anche nella prossima settimana, dal 23 al 28 febbraio, con tantissimi altri appuntamenti che insieme all'Associazione Carnevale Monteporziano, ai carri allegorici e alle migliaia di protagonisti che ogni anno si riuniscono per festeggiare il rito e proporvi un vero carnevale da impazzire. Non mancate!